Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà in collaborazione con Vittoria del canale Vitti871 e anche questa volta abbiamo deciso di dedicare questo video ad una borsa. Quindi sarà di nuovo un video lookbook con una borsa che abbiamo in comune. Quindi abbiamo deciso di seguire la scia dell'ultimo video che vi è piaciuto molto, quindi grazie mille tra l'altro, e niente, quindi oggi parliamo di questa borsa, che è una borsa che abbiamo in comune in colorazioni diverse, ed è la Metropolis di Furla. Questa è era di una collezione, se non sbaglio, edizione limitata, che aveva appunto queste tartarughine. Io l'ho presa proprio perché mi piaceva molto il fatto che avesse tutte queste tartarughine sopra, mi piaceva veramente tanto, e quindi alla fine avevo deciso di prendere appunto questa qui. L'avevo presa tra l'altro in saldo, perché avevo scoperto per caso questo sito e mi ricordo che l'ho pagata circa col 25% di sconto, quindi insomma non mi è andata neanche così malaccio. E niente, vi parlo velocemente della borsa prima di iniziare con i vari outfit. Allora, la borsa praticamente è la versione mini, quindi è piccolissima. Vi dico che il mio telefono, adesso dove l'ho messo non me lo ricordo, comunque il mio telefono ci entra, ci sta il telefono, ci sta un piccolo portafoglietto, io normalmente utilizzo il portacarte come portafoglio, ci stanno anche dei fazzoletti, le chiavi di casa, quindi è piccola però non così tanto piccola. Quindi il mio telefono, tenete conto che è un iPhone 6S Plus, quindi è quello grosso, la versione grossa, e ci entra senza problemi, quindi diciamo che per quanto sia piccola è comunque abbastanza capiente. Ha la catena lunga dorata, io l'ho presa, non so se mi sembra che ci siano anche modelli che abbiano gli hardware argentati, però appunto io l'ho presa con gli hardware dorati perché mi piaceva di più. Il prezzo adesso non so quale sia il prezzo nuovo, per cui ve lo scrivo sotto nell'info box, perché proprio non mi ricordo quale sia il prezzo di questa borsa nuova. Ripeto, questa borsa qui specifica, quindi questa con le tartarughine, non credo che la troviate più perché era un'edizione limitata, però c'è in tantissimi colori, la fanno anche intercambiabile, colori misti, fantasie. Adesso ce n'è una che stavo guardando giusto prima su Instagram, con una fascia qui con delle stelline, praticamente per poterla portare a mano, e mi piace molto quel modello lì, devo dire. Comunque, vabbè, a parte questo, adesso vi lascio agli outfit. Allora, il primo outfit che vi faccio vedere è un outfit il cui protagonista in realtà è un blazer, che è uno degli ultimi che vi ho fatto vedere in un video haul, che è questo qui di All Sense, che appunto è questo marchio, se non sbaglio, inglese, di cui appunto ho trovato questo in saldo, e quindi ho deciso di prenderla. Questo blazer è in colore marrone scuro, che secondo me va benissimo con questa, perché in realtà questa... non sono ancora riuscita a capire bene di che colore è, è un misto tra un nero e un marrone. In base a come la vedete, la luce come ci cade sopra, può essere considerata sia un nero che un marrone. Quindi ho pensato di abbinarla a questo blazer. Sotto indosso una cosa decisamente semplice, che è la t-shirt bianca di Everlane, e poi sotto ho i jeans. Aspettate che sono rimasta incastrata. I jeans, questi qua, che sono i jeans di Topshop. Spesso mi chiedete informazioni riguardo a questi jeans, e questi li ho presi su Zalando. Li ho presi in tre colorazioni diverse, li ho presi sia neri che in questa colorazione scura, ma anche un paio chiari, perché sono i jeans migliori dell'universo. E taglia 42, prendete la V doppia 28, io sono alta 1,65, prendo la lunghezza 30, però anche una 35 potrebbe andare, 35 mi sembra sia la lunghezza maggiore, cioè più lunga, potrebbe andare bene. Secondo outfit. Il secondo outfit è un outfit che io utilizzo tantissimo in autunno, quindi anche se io questi outfit temporaneamente qui non posso utilizzarli praticamente perché sono troppo caldi, però ho deciso comunque di dedicare questo video all'autunno. Quindi vi faccio vedere che cosa indosso in quest'outfit. Quindi in quest'outfit indosso questo maglioncino, che è di Zara, collezioni passate insomma, ma lo trovate, lo rifanno ogni anno, e questo qui con le perle sulla manica. Sotto questa gonna, che è una forse delle mie preferite, di
De Petit O, questa qui che ha tutti questi, spero si notino, questi quadratini doratini, mi piace veramente tanto. Poi ho come cintura questa qui, la solita diciamo di nera di Gucci, che mi piace sempre perché su quella gonna mi piace molto perché riprende appunto il dorato. Poi ho un blazer lungo che io utilizzo spesso in autunno quando inizia a fare un po' più fresco, lo utilizzo inizialmente come cappottino leggero, che è questo qui, anche questo di Zara sempre, e che ho acquistato ormai parecchi anni fa, ma ne fanno sempre di simili. Il terzo outfit che vi faccio vedere invece è di nuovo con il blazer, che sapete che mi piace veramente tantissimo. Da qualche anno ho iniziato ad utilizzare pantaloni e jeans, cosa che prima non facevo praticamente mai, e da quando ho iniziato a utilizzare pantaloni e jeans riesco ad abbinarli praticamente solo con i blazer. Quindi il pantalone in questione è un jeans nero sempre di Topshop, è di nuovo il modello Jamie di cui vi parlavo prima. Ed è appunto stessa taglio, ho preso anche qua bidoppia 28 e lunghezza 30. Poi come top sopra ho questa t-shirt con il peplum di Zara, vedete che ha il peplum sotto, questa mi piace veramente tanto, l'ho pagata anche pochissimo, l'ho pagata se non sbaglio intorno ai 15 euro, quindi e l'ho utilizzata tanto, quindi è valsa la pena. E poi il blazer invece è questo qui che non si capirà niente, ed è il blazer di Dixie, che ve l'ho fatta regalare per il compleanno, e diciamo che mi ha un po' deluso, devo essere sincera, questo blazer, perché è costato parecchio, è costato quasi 90 euro se non sbaglio, e nonostante costi caro è comunque di qualità non particolarmente alta, posso dirlo, e infatti Dixie è una di quelle aziende da cui ho smesso di acquistare da quando ho deciso appunto di andare verso questo diciamo filone ecosostenibile, e anche perché proprio la qualità onestamente è proprio bassa, cioè è proprio non strutturato, cioè devo essere sincera, è meglio, sono meglio quelli di Zara, posso dirlo, però vabbè, insomma, questo è il blazer che comunque utilizzo parecchio perché mi piace molto il colore, ma ho intenzione di acquistarlo, questo qua, di venderlo probabilmente, e ne acquisterò uno di Cézanne. È perché o di Cézanne o di Mademoiselle D, perché ho visto appunto che hanno entrambi il blazer a color cammello che mi piace un sacco e devo sostituire appunto questo qua, e un altro che ho anche nell'armadio che non mi entusiasma particolarmente. Vabbè, vi lascio all'outfit. Allora, io spero che i look vi siano piaciuti, mi raccomando come al solito fatemi sapere nell'info box qual è il vostro preferito, e mi raccomando anche fatemi sapere se avete la Furla Metropolis e come vi trovate e che colore avete, perché sono sempre curiosa, anche perché mi piace così tanto che potrebbe anche essere magari che ne compri una magari più grande o comunque un altro colore, quindi aspetto i vostri commenti, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.